Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Win Streak. Prima di tutto, mozione accolta, si passa da 6 a 10, o meglio si ritorna a 10 partite per una Win Streak, solo esclusivamente per quanto riguarda questa Win Streak, a gran furor di popolo, dato che Series 12, o meglio 14, ma è la 12, insomma lo sapete, team dei mondiali. Non perderei altro tempo, perché questo team chiaramente è un team molto forte che mi piace giocare, vi piace vedere, quindi il connubio è importante. Lasciate un mega mi piacione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi conviene, perché quando uscirà Scarlatto e Violetto sono sicuro che vorrete avere le notifiche che vi avviseranno ogni qualvolta esca una guida o un approfondimento competitivo e non sui nuovi giochi. Inoltre, vi ricordo che, come peraltro potrete vedere dai recap montati e rieditati di questi giorni sul canale YouTube, noi su Twitch stiamo facendo, secondo me, un lavoro bellissimo, perché stiamo facendo i VGC throwback, cioè stiamo andando indietro nel tempo, stiamo rigiocando i metagame del passato, ma non su Showdown, stiamo facendo sulle console di allora. Abbiamo fatto l'11, abbiamo fatto il 14... Oggi non vi dico cosa faremo alle 18, ma vi piacerà. È anche un modo per fare un excursus di tutti i team, bene o male, che trasversalmente nel corso di queste annate di VGC, e ormai sono anche tante, ho tirato fuori, così che li conosciamo insieme, parliamo degli aneddoti, conosciamo il metagame e allo stesso tempo, tic-toc, scandiamo l'arrivo di Scarlatto e Violetto. Ma adesso partiamo, gonfiate di mi piace questo video. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Kyogre, Lando, Ferro, Grimmsnarl, Solgaleo, Cinderace. Beh, indubbiamente una robina strana. Non mi piace quel Grimmsnarl, beh, no? Chiaro. Non mi piace quel Grimmsnarl. Allora, o si parte così, e poi tipo dietro Rilla, però lui c'ha ferro, eh? Vabbè, però non è che li può portare tutti insieme, voglio dire. Kyogre, Zac? Quanti c'ho Sacred Sword se c'ho ferro? Kyogre, Zac o Kyogre, Rilla? Però Kyogre, Rilla, ferro, Mewolla. Ora, Mewolla è un parolone, perché comunque mi deve passare sopra Sableye, Willow Whisper, Sunny Day, Charizard, Lidotti. Ma perché voglio portare Rilla per forza? Perché c'ha Kyogre. Ma non hai torto, Pardella. Non porto Zacian. Non porto Zacian, Rilla è un Pokémon più forte di questo team, cazzo. È davvero un'emozione in questi giorni, cari amici, passare da il team dei nazionali 11 al team dei nazionali 14 al team che ho portato al primo internazionale 2017 al team del 2015 del secondo nazionale al team di Malamar, passando per questo team, un altro iconico team della nostra epopea, ragazzi. Allora, qui io Wispo, lui probabilmente andrà più 2. Cioè, lui se mi fa Thunderwave, io ho la Loom, vi dico la verità. Rischiamo Thunder, cioè, o meglio, rischiamo Scary Face. Rischiamo Scary Face, perché se mi fa Thunderwave ho la Loom. Lui mi può fare Scary Face, Rockfall, va bene? Dynamax, va bene. Magari ha fatto Max Guard. Who knows? Se mi dovesse fare, che so, Light Screen Regge Rockfall, mi va comunque pseudo bene, perché poi dopo io ho Willow Wisp più Kyogre.
e i dot mangiano. Me la gioco molto offensiva. Me la gioco come se fosse mondiale e non sapessi. E qui lui Max Carta. Vabbè. Se avessi fatto la stessa giocata ma nell'altra slot. Va bene. Beh, allora qui chiaramente le cose cambiano. È il momento di missare un Will-O-Wisp. Sto pensando se fare Max Guard o meno. No. Allora, a Thunderwave noi evitiamo ma abbiamo la Lume, quindi come dire, coscienza pulita. Coscienza pulitissima. Troppo forte sto team. Abbiamo pensato anche al... abbiamo pensato anche a quello che può andare male, cioè le paralisi. Poi è andato male per via di Will-O-Wisp, ma questo è un altro discorso. Allora, questa ora è una normale Rockfall alla quale siamo deboli per 2 e non più per 4, perché Will-O-Wisp nel gioco dei moltiplicatori va a togliere la metà dell'attacco di quel Solgaleo e quindi si semplifica con una delle due debolezze. Quindi, insomma, abbiamo preso una bella pigna, ma siamo vivi. Siamo pronti a fare ancora casino. E soprattutto lui ha un Solgaleo morto, praticamente. Ha messo un Light Screen... ma a noi non interessa. Vediamo con chi entra. Lando. Potrebbe essere Scarf? Beh, Lando Scarf con Solgaleo. Potrebbe. Diciamo, non mi sorprenderei, amici. Ora si fa Max Scarf. E tricchiamo qualcosa di tenero a questo Lando. Devastante questo Sableye, ragazzi. Devastante. Hardstone. Pietra dura. È per fare le kill per l'appunto sui Charizard. Ma noi non ci caschiamo, giusto? Allora, quel Lando è un Pokémon morto. Perché è più lento in campo e entra a Kyogre, quindi. Io con il vostro permesso o tiro Sunny Day. Oh, non tiro Sunny Day e Will-O-Wisp anche per Lando. Lui è sotto l'ice cream. Io voglio shottare, ragazzi. Così studio già la situazione dopo per capire chi ha. E allo stesso tempo tirandolo giù c'è un turno di dot anche per quello che mi entra adesso. Sentiamo di Kyogre perché se mi entra di Ferrothorn devo cominciare a zampillare subito. Eccolo lì. Il nostro rilla dietro, come dire, è un po' inutile. Però non si può fare questa play qui, perché gli voglio tirare zampillo single target. Dopo devo massimizzare il danno su quel Ferrothorn. Vedrete che non sarà
un dannetto. Lui per l'appunto protegge e prova a siddarci. Vabbè. È vero che prende il dot, però avrà anche avanzi sto bastardo. Come se non lo vedessi. Allora, full play. Si entra di rilla. Gli regalo del recovering. Ma io devo tirare zampillo single target. Oddio, in realtà devo. A questo punto burniamolo. Lui c'entra la doppia protect. Ecco, questa doppia protect è rompipalle, ragazzi. Perché è una doppia protect che ci tiene ancora in double target quel Ferrothor. Poi gli trickeremo anche via gli avanzi. Ah. Il problema è che ora mi cala anche la potenza di zampillo. Vabbè, amen. Oddio, però. Allora, intendiamoci. Non fosse a generare un video YouTube, io ora me la prenderei molto comoda. Avanzi, Burn, Lich Seed, Grassy Terrain che potrei andare a mettere. Sono tre virtualmente già contro uno. La partita la vinco di timer. Infatti, come dire, prendiamocela comoda, ma tanto lui ora dovrebbe proteggere Ferroton per cercare di recuperare avanzi. Lich Seed, oppure fare Lich Seed direttamente su Sableye. Quindi noi sì, gli mettiamo il Grassy Terrain, che è un recovery per lui, però va bene. Ci giochiamo un po' con intelligenza. Lui protegge, gli abbiamo tolto, insomma, Lich Seed per mettergli il Grassy Terrain, è comunque una trade per noi vantaggiosissima. Questo lo fa fuori perché Full Play utilizza l'attacco del bersaglio e Lando ne ha discretamente parecchio. E peraltro è stab, quindi Sableye è buio, quindi tira una ripicca cattiva. Vedete quanto è forte Sableye, ragazzi. Willow Wisp, se non missa, ci fa reggere Rockfall. Sunny Day rompe le balle. Luggintail ha fatto speed control e poi fa anche le kill. Tipo ora, noi gli togliamo avanzi. Si fa fake out, ma gli si toglie avanzi. Così ci prendiamo su Sableye una recovery, peraltro. Poi si comincia. Spine effevate. Grandi. I miei crit. I miei crit. Ora lui per l'appunto ha portato ferro, però non ha portato Kyogre. Insomma, solitamente se vedi Charizard o vedi Rilla, quindi da una parte hai problemi a portare Kyogre, dall'altra a portare ferro. Beh, porti comunque ferro, porti comunque Kyogre, ecco. Il leaked screen se ne va. Io non penso che lui mi vada di Lich Seed su Rilla, vero? Quindi mettiamolo di qua, così poi dopo facciamo. Intanto recuperiamo Grassy Terrain. Poi fa. E quindi potenza di zampillo che ci muore la Rain. Lo so, ragazzi, ma questo è un altro buon dannettino, eh? Tanto lui ci succhiella Sableye. Lo so, raga, ci vuole un po' di pazienza. Tanto comunque per questa win streak, avete visto, vi faccio video rapidi da due partite. Questo sarà un video a 40 minuti con due partite. Però
si impara anche dalla gestione di queste situazioni, perché alle volte è anche veramente facile andare a perdere, perché Ferrothorn, se ci sono due o tre Pokémon che possono vincere in questa situazione, uno è Ferrothorn, quindi... È che fa Burn, Grassy Terrain, avanzi, fa tutto gioco a noi, non a lui, perché ha tutto tempo di timer. E se ne va. E io voglio la casella verde. Lasciate il mi piace. Oh, non li state lasciando mi piace. La cosa non va bene. Cazzo, cioè è un doppio tap. Con il burn addosso, lui chiaramente ha nullificato Grassy Terrain, quindi per noi è ottimo. Io ce l'ho. Lo tiro. Questo è 150, 225. Questo è 90. 225 riso 2, quindi è di più zampillo. Ora non è 150, sarà 143, ecco, ma va bene. Il nostro avversario capisce che se può fa, se può fa. E quindi casella verde, buona, bella gestione. Parte iniziale ottima, parte finale forse meglio. Mettiamo una casella verde e andiamo ancora una volta avanti. Però lo voglio probabilmente fare nel late game. Domanda, è una domanda la mia. Qui purtroppo il problema è che Rilla mi è abbastanza inutile. Inzizak Eternatus. Però che fobi, metta a portare Whimsicott. Porto Rilla, un fake out, un Iron's Power, più che altro un fake out che aiuta a imburrare il late game di Kyogre. Allora, prima dobbiamo fare un po' di macello con Zacian. Inutile dire che io voglio lasciare questa series con un 10 su 10. Moltres di Galar Shiny è una delle cose più tamarre che abbia mai visto, mi piace. E non dobbiamo confonderci. Lo può prendere, ragazzi. Il Bimot non è fuoco. Vedete, tipo questi due davanti sono due Pokémon che... Whimsy. Sono due Pokémon che fanno soffrire Rilla dietro. Però, che devo fare? Allora, intanto rendiamo eterno il più lento di tutti. VP. Ah, eterno con gli screen. Beh, che fai? Te ne privi? E che fai? Te ne privi di un Eternatus screener? Mamma mia. VP con gli screen. Qualcuno mi spiega il motivo, grazie. Vergognatevi. Mi potrebbe arrivare Charm. Vabbè, se mi arriva si piglia. No, va di Tailwind. Beh, ottima Tailwind questa. Fernando si attacca comunque sempre per ultimo. Allora, il problema chiaramente è che ha messo Reflect, quindi il danno 40. Oh, buono. Muore da un'altra. Lui si leva dalle Peones.
Ricordo quanto con Asuya abbiamo veramente tanto ponderato la scelta di full play, oppure pensavamo a Taunt, per esempio, su Sableye, però è troppo importante per questo Pokémon, lo è stato, lo è, come potete vedere, ma in generale sono i support, anche su Whimsicott, no? Avere la mossa che può fare la kill, nello specifico full play, in questo metagame, che fa anche 45% a Zacian, per dire, è troppo importante. Da una parte era bellino mantenermi Sableye per fare Will-O-Wisp su dannazione, su Zacian, che tanto lui ha. Però non posso buttare Rillaboom a morire. Senza considerare, lo farei anche volentieri, ma non ho garanzia che possa essere una buona giocata. Perché lui potrebbe proteggere Eternatus. Ora, è vero che con questo set proteggerlo mi sembra strano, però potrebbe. Salutiamo Sableye. Ha fatto anche troppo. L'ultimo a fare stream. Quindi, tipo Darkness lanciafiamme è meglio, però. Io Eternatus lo lascio lì perché tanto c'è la lagging. Senza Reflect sarebbe morto. Ora più uno. E Life Orb è pericoloso anche per Kyogre quando te ne maxeremo. Che palle. Stavo per dire, ma che cazzo di danno è? È un danno che non mi fa reggere sotto Protect Moltres. Dannazione. Non si può vivere così, però, eh. Raga. Non si può. Lasciatemelo dire, non si può. Mi devo tirare la Aesorn di là. Cioè, se non avessi preso sto crit, io ora avevo Zacian al 50%. Andavo tranquillamente a... tranquillamente a proteggere. Più Aesorn su Zac, era a posto. Invece lui è Life Orb più uno per Berserk, quindi io devo categoricamente attaccare perché proteggere è inutile. Guardate, è un crit brutto. È un crit brutto, ragazzi. Poi ora lui entrando di Zacian. È un crit brutto perché non occupando con Zacian la slot,
cioè essendo costretto a lasciare il campo perché muoio sotto Protect, perché quindi non ha senso proteggere, allora poi muoio perché lui mi targetta ovviamente. Che succede? Io non gli installo la Dynamax e non ho lui in range di Grassy Glide. Cioè immaginate che io entro un turno dopo con Rilla, va bene, con lui che è tornato piccolo, ha un turno di Life Orb in più, peraltro che l'ha usata, è più di Hail, ha quindi 5%, 7, 8, quello che volete, da piccolo. Reflect è andato giù perché non aveva Light Clay, l'abbiamo trickato, quindi Reflect. Io avevo Grassy Glide più Geyser e la partita era matematicamente vinta. Io provo, ragazzi, se lui non protegge trade Rilla, sperando che il nostro Rilla ovviamente non può fare altro che morire, sperando che questo Zacian venga giù perché non c'è la rain. Ora è un Geyser Life Orb, dipende molto un po' dalla sua spread, cioè una partita, diciamo, perché non ci ha fatto Grassy Glide, a parte perché c'è il Reflect, non è, come dire, un extra damage eccezionale su Zacian, ma al di là di quello è sicuramente meglio di Fake Out. Però se lui mi fa Darkness più Beamoth tutto su Kyogre, essendo che sono a meno 1, lui è Orbe a più 1. Kyogre Life Orb, ragazzi. Kyogre Life Orb. Lo strapotere di questo team comunque lo state vedendo adesso, mentre il nostro avversario decide molto sportivamente di prendere e tirare una switch nel muro. Lo strapotere di questo team è riuscire a passare sopra come un cingolato sulle difficoltà e le tech strane degli avversari, perché le tech strane le abbiamo anche noi, ma abbiamo un team solido. 2 su 2, missione compiuta anche per oggi da parte mia. La vostra missione è godervi il VGC e magari lasciare mi piace e iscrivervi al canale. Quindi io non so se voi l'avete compiuta, in tal senso compietela. Detto questo, ci vediamo oggi alle 18, ragazzi, che abbiamo un altro vecchio metagame da tirar fuori. E oggi, anche oggi aggiungo, Lucciconi, vi aspetto su Twitch con un vecchio metagame pronti a inforcare il 3DS. E vi ho già dato un indizio. Ciao a tutti, ragazzi.